Care amiche e cari amici, benvenuti al sesto appuntamento con il progetto Sexting sul tema dell'omosessualità. Possiamo innanzitutto dire che il rapporto tra filosofia e omosessualità è un rapporto ormai sdoganato, non solo perché molti filosofi, molte filosofe, sostenendo e godendo talvolta di una discreta libertà di pensiero, non hanno disdegnato apertamente di affermare, di dichiarare la propria omosessualità, ma anche perché qualcuno addirittura l'ha giustificata. Arthur Schopenhauer, infatti, sosteneva che poiché l'omosessualità interviene nell'età matura, si sbagliava ovviamente, sarebbe il caso di evitare rapporti con le donne per evitare la procreazione e invece accedere a rapporti omosessuali che, almeno per quello, si è al riparo. Probabilmente anche Nietzsche si ritiene che avesse avuto frequentazioni e rapporti omosessuali, ma la tesi più interessante sull'omosessualità è di uno psicoanalista un po' eretico verso la metà del Novecento, Georg Grodek, il quale riteneva che poiché nella prima età degli uomini e delle donne ognuno è innamorato del proprio corpo, ne deriva che la prima tendenza sessuale è di natura appunto omosessuale. A Grodek risponde un altro famoso psicoanalista, Alfred Adler, il quale riteneva che l'omosessualità fosse una malattia da curare. Dello stesso avviso era un medico endocrinologo barese, Nicola Pende, il quale aveva sottoposto il noto attore gay Francesco Caracciolo ad una terapia fatta di levatacce mattutine, di lavori mascolini, per poterlo guarire appunto dalla propria omosessualità. È curioso che anni dopo Francesco Caracciolo abbia affermato che gli sarebbe piaciuto incontrare il dottor Pende per potergli dire: «Professore, grazie a lei sono diventato una vera donna». Adler, come anche Pende, sono stati i precursori di quella che viene definita la terapia riparativa, terapia di conversione, terapia di riparazione sessuale, fondata appunto sul presupposto che l'omosessualità sia una malattia. Ecco, occorre affermarlo, questa è una delle più grandi bufole della storia della scienza, della storia della medicina: l'omosessualità non è una malattia, l'omosessualità non è nemmeno una scelta. L'omosessualità è una tendenza verso la quale il proprio corpo e i propri desideri conducono in maniera del tutto incontrollata. La sfida della nostra società oggi è quella di poter comprendere, di saper leggere i nostri desideri, di poterli esprimere liberamente. Se invece vogliamo dire qualcosa di davvero interessante sull'omosessualità, anche per smentire quella che è la tesi del rispetto della natura umana, secondo la quale l'amore e il sesso debbano avvenire necessariamente tra un maschio e una femmina, allora vale la pena leggere un testo del 1999 di un ricercatore, Bruce Begmill, dal titolo Biological Exuberance. Vi toccherà purtroppo leggerlo in inglese perché dal 1999 ad oggi non è stato ancora tradotto in italiano. Si tratta di una pietra miliare negli studi sull'omosessualità e sulla transessualità del mondo animale. Da questo testo arriva la definitiva confutazione del fatto che la natura sia popolata da esseri viventi che si dividono unicamente in maschi e femmine. Qui si dà prova di numerosi casi di ermafroditismo, intersessualità, travestitismo, autofecondazione e addirittura inversione sessuale. Come accade nel caso dell'orata, l'orata, il pesce che è spesso sulle nostre tavole, nasce maschio per poi diventare femmina dopo 2 anni. Interessante è anche il caso del simpaticissimo pesce pagliaccio Nemo, reso celebre dalla cinematografia con Nemo. Ecco, in quel caso è la femmina ad esercitare il potere. E infatti possiamo supporre che se Coral non fosse stata attaccata dal barracuda, probabilmente avrebbe deciso lei i nomi di tutti i figli. Ma nel caso in cui la femmina dovesse morire, allora il maschio si trasforma in femmina. Non solo, Begmill dà prova anche del fatto che nel mondo animale, tra i leoni, è ormai consolidata la realtà dell'omosessualità, del rapporto omosessuale per consolidare
i rapporti. Ancora una volta è Michel Foucault, filosofo francese che ha vissuto anche in maniera complessa la propria omosessualità, a riferirci che la distinzione tra omosessuale ed eterosessuale è abbastanza recente, risale soltanto al XIX secolo. Oggi anche questa dicotomia è messa in discussione dalla cultura queer. Il termine fu coniato nel 1990 da Teresa De Laurentiis. Queer significa strano, insolito in inglese. E appunto con questo termine, la cultura queer, si indica una sessualità stratificata, varia, che include non solo gli omosessuali ma anche transessuali, ermafroditi, intersessuali, ed è contro l'opposizione normale e deviante, contro l'ossessione dell'identità, ed è contro anche la comunità gay che ritiene di vantare dei diritti specifici per il fatto di riconoscersi come comunità. Ecco, anche per questo video è tutto sull'omosessualità. Vi saluto, vi invito a cliccare sul progetto Sexteen, a mettere mi piace e a condividere. Arrivederci.